La vedete questa? La città eterna, Roma. Siamo riusciti a renderla indipendente dalle grinfie dei malvagi, cattivissimi ostrogoti. Non appartiene più al regno ostrogoto barbaro, ma adesso Roma, Caput Mundi, diventerà sede patriarcale dell'impero romano d'Oriente. Dal momento che siamo sotto la guida di Giustiniano, imperatore sovrano dell'impero romano d'Occidente e Oriente, riunito in futuro, insieme con lui e le sue forze imperiali, riconquisteremo l'impero, conquisteremo Napoli. Cantiamo tutti insieme con il canto dell'Acatistos, il canto religioso dell'impero bizantino, impero romano d'Oriente. Impero, impero, impero. Mi sono fatto un po' prendere dalla foga, non credete? Salve a tutti amici e nemici di Scazzoni di Roma, e siamo di nuovo su Attila Total War. Vado un pochino di qua. The Last Roman, la campagna con Belisario. Per quanto riguarda la campagna con Belisario, siamo rimasti con l'assedio di Napoli, sovrastata dal massiccio del Vesuvio, che sta un pochino fumando, ma noi la conquisteremo prima ancora che il Vesuvio ci distrugga la città. E mi è stato chiesto da alcuni di voi di non combattere la battaglia, ma io lo so che non la volete vedere, magari vi pare un po' superfluo come cosa, ma la vorrei fare, anche perché possiamo fare l'attacco notturno, che noi non l'abbiamo ancora fatto da una vita. Sarà una battaglia per lo più veloce. Nel frattempo direi di cominciare ovviamente la riconquista del sud Italia con l'esercito di Belisario, che nel prossimo turno prenderemo Sipontum. Abbiamo già preso Benevento e liberato Roma. I cittadini romani, adesso che erano soggiogati dagli schifosi barbari, adesso sono contenti nell'aver ricevuto la grazia dell'imperatore, del Basileus Giustiniano. Belisario ha ancora molto da fare, ragazzi. Potete vedere che il nostro tentativo di ricostruire l'impero unificato è ancora lungo. La Sicilia è nostra, il sud Italia sarà nostro ben presto, e manderemo una flotta in Dalmazia. Una flotta, dico, perché, come mi ha detto Sir Diff, ha fatto un buon commento e mi ha detto di utilizzare soltanto una delle due flotte. Per esempio, manderò quella di Tribonio, di Adrianopoli, in Dalmazia a prendere Tarsatica, anche se penso ci penseranno loro. Comunque prenderemo Tarsatica e avanzeremo, mentre questo esercito lo faremo stazionare a Idruntum dopo averla conquistata. Toglieremo tutto, perché potete vedere che l'introito è troppo poco e non possiamo mantenerlo questo esercito. Terremo soltanto Teodulo come guardia del generale presente sulla mappa e miglioreremo l'esercito di 10.000. Non lo so se mi conviene. Comunque un esercito dobbiamo smantellarlo, perché abbiamo un carico fiscale fin troppo elevato, ma con tre eserciti possiamo cavarcela egregiamente, perché ovviamente ci sono state delle discussioni. Secondo alcuni, gli ostrogoti sono troppo deboli, veramente troppo deboli, per, diciamo, non hanno dato una risposta ai nostri attacchi nel Lazio. Dove sono gli eserciti ostrogoti? Potete vedere che gli ostrogoti adesso sono in guerra con tutti i romani, i sardi che però non stanno facendo nulla, e i burgundi. Dunque il problema può essere il regno dei burgundi qui in Francia meridionale, che può aver dato un colpo molto forte agli ostrogoti. Infatti potete vedere che nel Veneto e in Trentino ci sono a Verona dei ribelli germanici, quindi potrebbero esserci anche dei problemi a nord. Per quanto riguarda la questione dell'indipendenza, sempre mi dite di rendermi indipendente, ed è una scelta che io non cancello ovviamente, ma adesso mi piace soltanto l'idea di conquistare l'impero, di restaurare la Renovatio Imperii di Giustiniano, di ampliare i confini dell'impero romano d'Oriente. Poi ovviamente saranno cazzi miei quando cercherò di rendermi indipendente. Per esempio c'è Raffaele che mi ha detto, per quanto riguarda la pace con gli ostrogoti, che mi hanno insistentemente chiesto quei balordi da tanto tempo in passato, e molti di voi mi hanno detto falla, non ci conviene farla per due motivi. Perché se noi chiedessimo pace agli ostrogoti, a parte che non possiamo farlo noi, ma ce lo devono chiedere loro, perché noi siamo dei fantocci di Giustiniano, questo Teodiscilo col baffo faramondo, se ci chiedesse la pace non dobbiamo accettare, perché uno, se siamo indipendenti è un problema per Giustiniano, quindi meglio per noi. Se siamo succubi di Giustiniano, noi non ci conviene, perché Giustiniano si incazza, quindi entrambe le scelte non conviene accettare. L'ultima cosa è riguardo sempre la scelta dell'indipendenza, che forse alla fine della campagna la farò, ed è per la scelta dell'obiettivo in cui rendersi indipendenti, ma non ora, ragazzi, mettetelo in testa, non ora, anche se comunque apprezzo i vostri commenti, le vostre scelte in cui mi avete detto vai qui, vai là.
Benissimo, e mi sono piaciute alcune, però quella che mi è piaciuta di più è andare in Britannia, dove c'è Asterix e Obelix, che probabilmente sono sotto il controllo dei britanni, sempre se non sono stati devastati dai franchi. Una scelta abbastanza lontana, lontana dall'ira di Giustiniano, che all'epoca sarà molto forte, perché comunque mi è stato detto, indipendentemente da dove tu andrai, Giustiniano ti seguirà, un po' come la morte, cioè ciò che non può essere evitato nella vita sono le tasse, la morte e Giustiniano, e soprattutto l'incubo di Giustiniano nudo. Quindi ragazzi, Belisario avrà ancora il suo da fare, ma direi di combattere la battaglia di Napoli senza ulteriori indugi. Facciamo un attacco notturno perché potete vedere il grado di forza diminuisce perché loro non ricevono i rinforzi della flotta, quindi possiamo evitare di perdere anche ulteriori uomini. Combattiamo la battaglia di Napoli che alcuni di voi non volevano vedere, vi ripeto, ma sarà una battaglia velocissima, quindi magari se non volete vedere la battaglia vi lascio il link alla fine della battaglia, ma non lo fate per favore perché ci perdo tempo io, quindi perdete tempo anche voi. Molto egoista la cosa. Vedete, è notte. Io direi di iniziare lo schieramento che è abbastanza asciutto, si vede piuttosto bene. Non ho mai combattuto una battaglia notturna io in tutte le mie campagne, almeno credo, se non mi ricordo, anche su Roma, non penso. Dobbiamo sempre attraversare i punti in cui le torri sono minori. Dunque, da queste sono tutte distrutte queste torri. Non capisco per quale motivo sono distrutte. Io eppure ho ottenuto l'assedio della città soltanto per un turno, quindi mi pare piuttosto strana la cosa. Ma una cosa che dobbiamo fare è sicuramente migliorare le unità a breve, perché ci toccherà affrontare degli imperi molto più forti, ragazzi. L'impero dei Burgundi ha devastato i Longobardi, che è a nostro favore, quindi i Burgundi potranno anche essere felici con noi. Però non si sa mai, cioè, il buon sangue non mente in questi barbaracci. E molti di voi mi hanno chiesto: ma per quale motivo c'è l'opzione stesso sangue nella fazione diplomazia? E il semplice motivo è, almeno me l'hanno spiegato e sono stati molto gentili a spiegarmelo nei commenti, perché gli ostrogoti non sono molto differenti dai bizantini, anche se non mi piace utilizzare il termine bizantino, preferisco utilizzare il termine impero romano d'oriente, perché Belisario vuoi stare zitto, alla faccia del fatto che non dovevano arrivare rinforzi, dannazione. Allora sono arrivati i rinforzi, perché comunque io, i bizantini non mi piacevano come termine, neanche a Giustiniano piaceva come termine bizantino, ma loro si ritenevano i veri eredi dell'impero romano d'occidente, quindi useremo impero romano d'oriente d'ora in poi, come infatti la CIA utilizza. Direi di tentare di bloccare l'avanzata di queste 3 o 4 unità con le unità che non stanno avanzando con le scale, e dunque di fare loro le chiappe, prepararci con la cavalleria qui sulla sinistra un po' aggrumagliata tentando di non entrare nel raggio d'azione delle freccettine, e no, dannazione, spade, qui c'hanno delle spadine che in Milites Comitatensis dovremo intessere un combattimento con questi federati che sono medi, dannazione. È l'ora di avanzare con queste unità di cavalleria che stanno sicuramente cercando di avanzare, e Belisario con la sua guardia personale cerca di uccidere questi marinai romani. Non penso sarà neanche necessario l'arrivo della cavalleria, sì, scusatemi, dei rinforzi di terra, quindi facciamoli avanzare un pochino cosà, mentre non penso ci saranno affatto problemi. Infatti potete vedere la cavalleria con la cavalleria tagmata, che è grandiosa nonostante sia molto media, sta facendo il suo da fare nella notte di Napoli, la notte dei coltelli, stanno uccidendo tutti. Questo qui con la faccia colorata di blu morirà, avrà a breve la faccia colorata di rosso. Il nostro generale sotto attacco, direi di spaventare loro così almeno scappano prima ancora che le unità possano ricevere un rinforzo sostanzioso. Direi di tenere la cavalleria, tanto va più che bene. Potete vedere che questa nave se la sta affilando. Quindi andiamo, uccidiamo questi. Stanno mandando un'unità di rinforzo contro questa cavalleria. Quindi dobbiamo rapidamente uccidere questi marinai leggeri che la stanno facendo brutta. Ma intanto possiamo vedere che stiamo sbarcando sulle mura di Napoli con i federati. Dannazione, questa cavalleria è stata presa dalle spalle. Ma devo un po' resistere. Forza, uomini. Avrei dovuto mandare un'altra cavalleria e la manderemo subito. Questa cavalleria deve dirigersi contro questi dannati spadaccini marinai che dall'alto delle loro galee stanno cercando di farci le cuoia, le scarpe. Ma noi faremo vedere loro chi è che comanda. Belisario, il suo esercito di 1000.000 battaglie, non si farà sorprendere da queste unità farlocche di marinai. Questi marinai che sputano bestemmie da mattina a sera non sono nulla nei nostri confronti. Forza Belisario. Potete vedere che Belisario con la sua cavalleria tagmata sta un po' soffrendo nel combattimento di questi marinai leggeri, ma il nostro tentativo è resistere il più possibile. Date fuoco, no, i funditores, basta, smettetela di sparare, è l'ora di entrare a supporto di quest'unità che molto probabilmente soffrirà le pene d'inferno. Entrate dentro anche voi da questo lato, perché i funditores, che ci sono io in quell'unità, mentre questa unità cerca di rimanere qui bene, deve cercare di coprire il fuoco ai nostri uomini, le palle più che il fuoco. Andiamo con questi Equites esploratori, ragazzi. Entriamo, vedete qui sulle
Sulle palizzate c'è un combattimento asprissimo, veramente aspro. Smettetela di sparare, perché fate del male ai miei uomini e io non lo voglio. Queste unità stanno soffrendo, dannazione, i colpi dei sagittari. Bene, anche se comunque queste spade stanno subendo i colpi delle spade, dei sagittari e delle torri. Il lato destro è un pochino malandato, noi dobbiamo cerchiare questi balordi, spingere, basta, vi ho detto basta, oh. Vi ho detto basta, smettetela di sparare. Entrate dentro, queste unità sono scappate. È l'ora di dirigersi a fiondate contro queste unità balorde e uccideteli tutte. Mentre queste unità devono andare contro di loro e uccidete questi sagittari, perché vi stanno facendo davvero troppo male. Mentre potete vedere che una misera serie di milite scomitatensi sta cercando di resistere alle nostre avanzate unità avanzate di federati, che comunque stanno cercando di fare il loro. È l'ora di ucciderli, ragazzi. È l'ora di uccidere. Attenzione, queste unità si stanno fronteggiando sul porto di Napoli, sovrastato dal Vesuvio laggiù nell'oscurità, potete vedere, e stiamo cercando di ucciderle, di mandarle a casa. Ci dobbiamo mangiare questo babà, ragazzi. Siamo riusciti a ucciderli. Distruggiamo questa barricata, ragazzi, rapidissimamente, di gran carriera, perché dobbiamo ucciderli. Queste dannate torri stanno sparando troppo su di noi. Cosa diavolo sta succedendo? Qui stiamo cercando di prendere il controllo del posto di comando. Qui le unità di sagittari stanno facendo il loro, ma dannazione, qui ci spareranno come Dio comanda. Quindi le abbiamo fatte scappare. Andiamo qui, ragazzi, unità, muovetevi, rapide, rapide. Stanno mandando a quanto pare la cavalleria, quindi dobbiamo mandare le lance contro la cavalleria e le spade contro i giavellottisti, che... Oddio, cosa è successo? Poverini, si ritrovano tra due fuochi, ma la vita è così. Guardate, li abbiamo un po' asfaltati. Stanno cercando di trovare il rifugio, la protezione della cavalleria, che se ne frega e sta lì davanti, Ammius, sulla collina, a osservare il massacro delle sue unità principali rimanenti. Questi dannati uomini non riescono a uccidere, a distruggere una dannata barricata. Ma purtroppo è l'abilità dei nostri uomini, che poco possono fare. Forza, uomini, uccidete questi giavellottisti rimasti. Dobbiamo finire la battaglia al più presto, perché è una battaglia dall'esito scontato. Ma mi piaceva vedere l'ambiente notturno, che non abbiamo ancora visto. Ora l'avete visto, non stupite del fatto che non faremo più battaglie notturne. Quindi andiamo avanti, ragazzi. Uccidiamo questa cavalleria, dobbiamo travolgerla. Fare come lo tsunami. Lo tsunami in Indonesia nel 2000 qualcosa, 2006 mi pare. Dobbiamo distruggere tutto e uccidere tutti. Uccidiamo Ammius tutti, dirigiamoci contro di lui. Guardate qui, 3000 uomini alla carica, anche un po' di meno, forse 1000-1900. Forza, Ammius ha poche speranze, sta lì fermo a non fare nulla, poteva caricare secondo me. Prendiamolo da dietro, magari possiamo fargli qualche danno in più, anche perché non penso abbiano altre unità. No, infatti Ammius coraggiosamente cerca di resistere, 50 uomini contro le mie unità. Facciamo un tiro di precisione per colpire non tanto i nostri uomini in testa, ma la testa di Ammius. Abbiamo quasi preso il possesso del punto di vittoria, tra 150 secondi avremo vinto. Ma nel frattempo potete vedere che io con i miei funditori da dietro stiamo sparando a più non posso su quel dannato Ammius, che da dietro può fare ben poco e i suoi cavalli moriranno. Faremo carne di cavallo, una bella grigliata stasera, tutti contenti, tutti morti, ma magari non speriamo sui nostri uomini. Ammius, 30 uomini, sta in grande svantaggio. Mi sorprende che non sia già scappato, ma davvero valoroso generale, cerca di resistere al suo dovere di resistere. Ma vita da nottambulo, abbiamo sbloccato un achievement. Infatti ve l'avevo detto che non avevo mai combattuto un assedio notturno. Vittoria decisiva, abbiamo perso soltanto 261 perdite, non male per un assedio. Avrei potuto perdere molti più uomini, va benissimo. E adesso Napoli è nostra. Bel colpo nelle palle, ciao Ammius, salutami tua mamma. Vittoria decisiva, rivendichiamo per l'impero. Agathistos, Agathistos. Allora, poi, andiamo un pochino avanti. Dobbiamo essere rapidi in questa riconquista del Sud Italia. Vi ricordo che comunque la conquista del Sud Italia ovviamente fu facilitata abbastanza, ma non fece grandissimo la conquista di Giustiniano dell'Italia, anzi contribuì a causare più casini che altro. Anche ovviamente l'arrivo dei Longobardi dal nord causò un ulteriore problema, casini disordini pubblici, sporcizia igienica, quindi un pochino di cose molto piacevoli. Però potete vedere che Ascoli è sotto assedio. La prossima sarà Corfinium e Sipontum con l'esercito di Flavio Belisario. Ah, non era Flavio, era Giovanni d'Armenia l'incaricato a conquistare i territori di Napoli. Noi intanto entriamo nel territorio della Calabria, ci accampiamo, vediamo se possiamo in un turno. No, ci vogliono troppi turni per migliorare questo esercito, quindi passiamo il turno con 1100 soldoni, che non è malaccio, comunque avendo due eserciti, quattro eserciti full, o comunque quasi full. Passiamo il turno. Attenzione, attenzione, una richiesta di Giustiniano. Narsete, che io penso
penso sia l'altro grande generale della Riconquista che comunque entrò in odio con Belisario perché lo invidiava, perché Belisario era un figo e lui magari era un bruttone. Comunque, oh, Belisario, giorno e notte sento parlare. Basta, non posso parlare così. Giorno e notte sento parlare del tuo continuo successo. Sembra quasi che stia scacciando gli ostrogoti. Ma perché mi dà del voi? Del lei mi dà? Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi dà del tu? Gli ostrogoti dalla penisola italica con le tue stesse mani, stando alle voci che circolano. E infatti li stiamo scacciando dalla penisola italiana, stiamo ristabilendo l'impero. Devo ammettere di sentirmi frustrato per il fatto di dovermi concentrare su atti eroici personali che sulla riconquista, per esempio masturbarti. Ma non importa, purché si facciano progressi sono contento. Per poter velocizzare il nostro progetto e liberarti di questo peso che ricade solo sulle tue spalle. Sulle tue palle, ho inviato Narsete ad aiutarti, un altro grande generale. È astuto dal punto di vista tattico e soprattutto fedele. Non cerca la gloria personale, ci si può fidare di lui a occhi chiusi. Se, porca miseria. Ma le ultime parole famose, dov'è tipo la clausola del contratto che dice non è vero questo che sto dicendo? Ti prego di non considerare questa nomina come un'offesa, ma piuttosto come una ricompensa per i tuoi successi. Ti sarà davvero utile. Ci tengo che tu ti metta alla prova il suo coraggio nella concitazione della battaglia. Allora, promuovilo, placa l'imperatore e offri un utile generale, ma a spese del potere personale. Quindi, qualunque uomo abbia meritato la vostra fiducia, ha meritato anche la mia. Uff. Estromettilo, disobbedire a quest'ordine aumenterà la tua forza e il tuo status, ma offenderà l'imperatore. Perdonatemi, ma il mio compito ha un valore tale da non poter essere affidato a nessun altro. Allora, qui la questione è spinosa perché se accettiamo abbiamo un uomo in più, però il nostro esercito potrebbe ribellarsi. Se lo estromettiamo possiamo essere più forti dal punto di vista dei nostri uomini, ma l'imperatore si incazza. Quindi dal momento che non vorrei che l'imperatore si incazzasse, direi di promuoverlo. So che molti di voi diranno: Belisario deve stare da solo, deve essere l'uomo come Alessandro Magno, unico uomo, unico conquistatore, unico regno. Lo so ragazzi, ma dal punto di vista logistico avere un esercito in più forse può esserci utile e teniamoci stretti buoni Giustiniano, finché comunque non mi dice di buttarmi da un ponte io accetto. Voglio vedere cosa succede. Magari, forse non riusciamo ad accopparlo a Narsete. Possiamo promuoverlo e mandarlo in una battaglia suicida a morire. E chi se ne frega. Possiamo fare così o possiamo fare un intrigo di corte e ucciderlo. Promuoviamolo. Forse al prossimo turno me lo invia quel bacucco. Vediamo. Infatti, ci abbiamo sempre quattro esercituzzi. Quindi, noi cosa facciamo? Andiamo con Tribodonio qui. Avanziamo sempre con questa flotticina verso la punta di Lecce. Bellissima questa zona. E sono stato un coglione perché gli ho fatto una marcia forzata. Dunque, dobbiamo fare quello che stavo cercando di fare. Andiamo con Tribodonio. Andiamo qui. Sir Diff mi ha detto di portare entrambi in Dalmazia. Però vorrei comunque tenere una presenza qui ad Idumetum. Tanto non penso ci saranno eserciti. Vediamo se comunque mandando la spia sud. Ma non penso. Tanto non dovrebbe essere un problema. Direi di raggirare questa gente perché mi sta causando non troppi pochi problemi. In quel di Benevento ci siamo riusciti. Magari se la spia salisse di grado non sarebbe male. Sapete, ragazzi. Prendiamo Sipontum che non ha le mura, per fortuna, perché sennò avremmo dovuto perdere altri turni. Facciamo una modalità aggressiva, facciamolo stendere questo ostrogoto e un altro territorio per l'impero romano d'Oriente e il suo tentativo di ricreare l'impero. Questi idioti dei Mori si stanno concentrando su un'unica città, mentre dannazione i ribelli germanici hanno conquistato gran parte dei territori e anche i Mori stanno prendendo Hippo Regius. Qui invece l'unica che sta resistendo è davvero Tipasa. Vediamo un attimo di muovere le sentinelle e di prendere Turi. Turi, Turi, Turi. No, non è quello comunque. Lo so che non è Turi. Andiamo avanti, aggressiva, uccidili. E abbiamo preso anche parte della Calabria. Lo so, ragazzi, che è un pochino ripetitivo questo punto, ma è comunque nel tentativo di attendere altre missioni e poi ce ne pentiremo amaramente quando dovremo ribellarci al nostro amico Giustiniano se ci ribelliamo perché abbiamo dato troppi territori, però va bene. A me piace comunque, ve lo ripeto, l'idea di dare tutti questi territori a Giustino. Belisario lo porterei a Taranto, Siponto un po' cavarsela anche senza il nostro aiuto e una bella marcia forzata non ce la toglie nessuno. Ci siamo avvicinati a Taranto che è vuota ovviamente. Idruntum la prendiamo con questa, Taranto con quell'altra, quindi molto bene. Vediamo se abbiamo altre missioni temporanee, no.
La vittoria della spedizione, perché molti di voi mi hanno chiesto, ma vinciamo anche se rimaniamo sotto il punto di vista della spedizione? Sì, perché noi dobbiamo conquistare dannazione, ragazzi, potete vedere tutte queste città sotto l'impero romano d'Oriente, effettivamente tutti i territori storicamente conquistati, potete vedere che c'è anche il territorio dei Berberi, c'è anche Cartagine, per lo più non sono territori molto lontani. Assicurati che la tua fazione non si stanzi, devo mantenere 140 unità, ragazzi, sono tantissimi, noi abbiamo 70, e termina il turno con introiti pari a 10.000, tantissimi. Noi abbiamo 546. Lodi da Giustiniano! Narset, abbiamo fatto felice i Camilleri. Solo l'uomo davvero capace sa permettere agli altri di aiutarlo a portare il suo peso. Come io mi sono fidato di te, ora tu puoi fidarti di Narsete. Non vedo l'ora di ammazzarlo e mandarlo in una missione suicida, tipo un esercito contro 10.000. Mi sarei preoccupato molto se il tuo ego ti avesse impedito di ascoltare i miei consigli. Ma ora posso stare tranquillo perché hai dimostrato ancora una volta il tuo impegno. Tratto acquisito, scelto. Tratto acquisito, scelto, vivace ed estromesso. Fate, vedete, il potere di Belisario è indebolito. Meno uno per ogni situazione in cui si guadagna influenza. 50 turni! Le recenti scelte di Belisario hanno rafforzato i suoi rapporti con l'impero romano. Più 10 nei confronti dell'impero romano. Vedete, ragazzi, abbiamo fatto bene sotto questo punto di vista. Sono tutti contenti. Adesso una cosa, per quanto riguarda la fazione, vediamo dov'è. Narset, eccolo qui, il balordo, che però per ora è leale, quindi... Va bene. Giovanni d'Armenio, ok. Mi è stato detto di non uccidere Nonnosus. Argiro. Perché è un nome bellissimo e lo lascio in vita soltanto per questo nome da rincoglionito. Però se dovesse essere un problema lo accoppo subito, eh. Perché a quanto pare nessuno riesce a uccidere niente in questa campagna. Cioè hanno tutti un bug dell'uccisione. Sbarchiamo un attimo ai Druntum. Prendiamolo almeno. Circondiamo l'ultimo territorio di Taranto con questo esercituzzo, rivendichiamo e abbiamo preso anche la punta. Abbiamo costituito un ponte tra l'Epiro, l'Epiro come lo volete chiamare, e l'Italia con i Druntum. E adesso lo facciamo accampare, ragazzi, e dobbiamo migliorarlo. Lo miglioriamo e miglioriamo soprattutto il soldo, perché noi dobbiamo migliorare i soldi. Questo esercito sarà l'esercito della gallina dalle uova d'oro. Abbiamo più ricchezza derivante dal commercio. Anzi, no, dobbiamo migliorare più che la ricchezza. Vorrei migliorare prima di tutto la crescita di questa spedizione. Perché se non possiamo aumentare questi 10.000, non possiamo sicuramente prendere di soldi. Quindi questo esercito lo smantelliamo. Tanto va bene così. E l'abbiamo preso in culo. Perché? Perché l'esercito lo pagava Giustiniano. Ma porca miseria! Quindi ora tu mi stai dicendo che se dovessi reclutare delle unità ci perdo pure in soldi. Non è vero, non è vero, non è vero, 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 non è vero. Eh già, ci perdo pure in soldi. E allora questo esercito faremo così, lo terremo come accampamento privato, dato che comunque qui non perdo di soldi perché l'esercito è principalmente stipendiato da Giustiniano. Bene, avrei dovuto togliere degli eserciti miei, ma togliere Flavio e Giovannone non mi piaceva molto come idea, quindi teniamo l'assedio di Taranto sperando di poterla conquistare rapidamente, anche se vedo che i mercenari non sono disponibili. Portiamo Giovannone, lo portiamo a Crotone, che fa anche rima, quindi è la sua città, ragazzi. Giovannone di Crotone. Prendiamo Crotone con una modalità rapida. Ci stiamo indebolendo piano piano, ci stiamo logorando battaglia dopo battaglia. Non diamo tempo ai nostri eserciti di riposare, ma deve essere una riconquista rapida. E potete vedere che è rimasto soltanto Reggio, Taranto alla fine nel sud, mentre qui rimangono ancora anni e anni a riprendersi il territorio. Cerchiamo di raggirare questa spia con un inganno. Fallimento parziale. Bravo, Lucino. Questo esercito quanto ci vuole ancora prima che arrivi in Dalmazia, Azia, Azia? Ci vogliono 3 turni buoni buoni, quindi fallimento totale. Pensavamo di guadagnare più soldi, non ce l'abbiamo fatta. Quarto fallimento di fila nei miei bellissimi video. Non smetterò mai di stupirvi. Una cosa sicura è che nei miei video ci saranno sempre fail. Guardate qui, hanno già messo un esercito a Eustazio, infatti, a Crotone, e noi dobbiamo avanzare. Dobbiamo muoverci rapidi, perché a quanto pare qui nessuno fa il lavoro sporco, ma tocca farlo a me. Mi tocca tornare vicino alla Sicilia a riprendermi Reggio, perché io speravo l'avrebbero fatto loro, invece no. Il lavoro sporco to tocca sempre al povero Belisario e Giovannone d'Armenione. Quindi dobbiamo nel frattempo migliorare questi 10.000. Infatti, potete vedere, possiamo già farlo. E appunto miglioriamo quello che volevamo fare, cioè migliorare la ricchezza del commercio, così abbiamo ancora più soldini. Perlomeno un punto a nostro favore c'è, ed è questo. Non so se magari abbiamo perso punti di gradi di forza. Infatti, abbiamo perso gradi di forza, che eravamo ottavi, mi sembra, qualcosa di simile con quell'esercito. Adesso che non ce l'abbiamo più, l'abbiamo preso in tasca. Vediamo un attimo.
se Narsete riusciamo ad accopparlo con la nostra mugliera, la stronzona. Vediamo se riusciamo a toglierci Narsete dalle palle, perché non lo voglio avere Narsete io. Storicamente nemico di Belisario, adesso deve schiattare. Qui vedo che in Sicilia la situazione è abbastanza stabile, vedo una balena qui. Questi non capisco cosa stanno facendo i Mori, stanno razziando prevalentemente, perché hanno preso soltanto Tagaste, Hippo Regius non c'è più. Stanno cercando di risollevare i Mori, una sommossa generale di ribelli germanici. Maledetti, mi toccherà prima o poi scendere in Africa, me lo sento come il fatto che l'acqua è blu. Concludo l'ultimo turno sperando di voler di arrivare in tempo in Dalmazia. Attenzione! Porca miseria! Hanno mandato le flotte! Ti prego, ritirati in un posto buono. Ok? Oh, che cacco! No! Mi stanno attaccando, io non posso! Io non ce la faccio, ragazzi! Ok, ragazzi, proviamo a combatterla. Perderemo tante unità, ma piuttosto meglio combatterla che fare autoresolve, perché perderemo una battaglia inaspettatissima. Non so da dove diavolo arrivino. Loro hanno questi dannati onagri. Noi non abbiamo assolutamente delle navi capaci di poter affrontare una battaglia navale, perché noi, il nostro Tribodonio, ragazzuoli, è un esercito di navi da trasporto. Non abbiamo la flotta. Questa è una flotta, hanno delle navi di affondamento. Porca miseria, Tribodonio lo teniamo il più lontano possibile dal coinvolgimento. Non so come diavolo sia disposta la loro flotta, ma teniamo, almeno proviamo a tenere un fronte lungo qui, cercando di. Noi dobbiamo puntare sulla flotta, sul numero, e potete vedere che queste barchette anonime, che sembrano fatte di metallo, cercheranno di non affondare prevalentemente al primo tentativo. Portiamo queste due navi così, cercando di uccidere quei maledetti, mentre queste unità dovranno semplicemente sparare su quelle su cui si fionderanno. La cavalleria, dannazione, che non è a cavallo, ma è a piedi. Veramente inutile. Dannazione, non ci voleva questa battaglia superflua e inutile. E noi dobbiamo uccidere queste unità che cercheranno sicuramente di speronarci e molto probabilmente ci riusciranno. Ce le affonderanno in men che non si dica e, come si suol dire, c'est la vie. Passiamo con queste unità qui. Loro, queste hanno unità di sfondamento, sono quelle. C'è poco da fare. Quanto odio le battaglie navali, ragazzi. Le battaglie navali, soprattutto inaspettate, quindi avanziamo. Non posso neanche chiedere loro di muoversi rapidamente. Avanziamo. Anche loro hanno delle armi da schermagliata, ma porca miseria, mi hanno già affondato una nave a momenti, quindi. Fermi tutti. I loro dannati onagri, dobbiamo distruggerglieli uno ad uno. Non deve sopravvivere neanche un onagro. Neanche uno dei suoi. Dannazione, hanno già sparato tre colpi e le nostre navi affondano come cartapesta, come carta velina. Bene, stiamo andando rapidissimamente contro di loro, mentre noi qui abbiamo sicuramente il fatto che nel corpo a corpo siamo certamente maggiori, ma perdiamo davvero troppe unità per l'avanzare nemica. Ecco, un cavolo, ce l'hanno affondata. Eh già, ci hanno affondato un'unità. Sparate su questi balordi. Sparate su questi balordi. Loro stanno cercando di scappare. Ci hanno anche affondato un'unità con. Mentre che questi stronzi stanno scappando, potete vedere che ci sparano. Porca miseria ladra. Quanto li odio. Quanto li odio. Ho perso un casino di unità inutili. Ho perso un casino di unità. Tribodonio, non entrare in combattimento, perché sennò è la fine. Prendi loro. Prendi la sprovvista e sali. No, ci affondano. Ecco, lo sapevo io, lo sapevo io. Ci hanno annientato un'intera unità come se non potesse bastare. Attenzione che qui sono in grande vantaggio. Sono come gli schermagliatori via nave. C'è poco da fare. Dobbiamo inseguire questi maledetti, questa flotta contro di loro. Non ci sto capendo nulla e la stiamo perdendo la battaglia. Talmente brutta questa battaglia che la stiamo perdendo. Forza, cioè veramente. No, io non so veramente cosa dire, perché non sono un pro e soprattutto non ho la flotta adatta. Tra l'altro, i cavalieri non sono neanche adatti allo scontro corpo a corpo, quindi non potevo davvero chiedere di meglio. Voi andate qua. A loro gliene è rimaste 300. Veramente uno schifo assurdo. Ho perso anche. Ho finito anche il tempo della telecamera. Uccidete loro. Poco da fare. Almeno un'unità di affondamento gliel'ho tolta. Ma a loro gli è rimasto, come sempre, la Liburna d'attacco. Cercate di entrare qui. Non capisco per quale motivo qui non entrano. E non subentrano. Noi stiamo sparando su di loro, ma stiamo facendo poco. Tribodonio, tra l'altro, è un'unità di cavalleria, vi vorrei ricordare. E con i federati ci stanno facendo il culo. Quindi ormai veramente non so cosa dire. Sconfitta schiacciante, vergognosa e terribile. Ci hanno ucciso 1600 uomini, loro che ne avevano 510. Vergogna su di me. Speriamo almeno di scappare verso la cittadina bizantina dell'Impero Romano d'Oriente. Se riusciamo a scappare, di rifugiarci via terra e ricreare l'esercito di Tribodonio, che non è morto, per fortuna, eh. Eh no.
Tibodonio è morto. Ciao Tibodonio. Facciamo un favore politico, una morte sfortunata. Abbiamo ucciso Narsete. Attenzione, nonostante Giustiniano sia felice con noi, abbiamo ammazzato Narsete. Almeno una cosa buona l'abbiamo fatta. Narsete ormai mi dispiace, addio. Giustiniano non sa niente, cioè lui pensa ancora che Narsete sia ancora vivo. Concludiamo rapidamente l'assedio di Taranto. Facciamo una modalità aggressiva e avremmo dovuto passare per la costa. Ho fatto una cazzatona, sarete contentissimi, mi immagino. Veramente degna di me questa battaglia. Teniamo l'assedio con Giovanni di Reggio. Un attacco notturno, non glielo toglie nessuno. Vediamo, dobbiamo migliorare l'esercito, quindi spendere 10.000 non li ho. Non sarebbe male migliorare l'alloggiamento, che ci dà un reclusorio e meno 7% per i costi di reclutamento, quindi lo facciamo subito. Eccoli qui. Li volevate, ragazzi? Volevate Shipwar, Hermenegild e Company? Che bellezza, che bellezza bellezzosa. Quindi noi siamo fottuti in pratica, giusto? Dobbiamo tentare di riunirci con gli eserciti. Stiamo qui un attimo a Turi, perché sarà il punto in cui saremo più vicini a Giovanni. Reclutiamo niente ancora, dannazione, ci hanno veramente devastato un'unità via mare proprio. Eravamo qui, eravamo praticamente arrivati. Dobbiamo rireclutare qualcuno. Diciamo di mandare lui via, ragazzi. Ho ricambiato idea. Mandiamo lui dopo aver reclutato quest'unità e una volta che avremo completato questo. Con Belisario miglioriamo ancora il soldo e lo miglioriamo non tanto per l'integrità ma appunto per le tende degli ufficiali. Oddio, Belisario c'ha questo tende per reclutamento a posto. Mettiamo le tende per gli ufficiali, anche perché qui la tenda della bottega non ce l'abbiamo, però abbiamo quartiere degli ufficiali e banche del mercato. No, dobbiamo migliorare allora la tenda della bottega, almeno ci dà più soldinini. Qui teniamo l'assedio, però vedete, dannazione, gli ostrogoti si stanno riprendendo, hanno rimandato in ritardo le unità, infatti questo esercito sta cercando di ritirarsi. Corfinium non è nostro, ma probabilmente Roma cadrà di nuovo. Se, almeno comunque terranno un assedio molto lungo. Noi cosa facciamo? Tentiamo di ostacolare questo esercito, che non possiamo farlo perché non abbiamo un soldo bucato. E dunque ci fermiamo qui, ragazzi. Abbiamo, potete vedere, riconquistato parte dell'Italia meridionale, ma dobbiamo adesso difenderla con le unghie e i denti, mentre l'Africa ormai è andata. Dobbiamo difenderla da questi due eserciti ostrogoti, Roma e un esercito di Benevento. Questa dannata flotta ci ha distrutto qui vicino a Salona, maledetta. E cosa facciamo? Questo esercito, il mio intento è farlo traslocare qui vicino all'Epiro, farlo risalire rapidissimamente a Tarsatica, anche se non penso ce la farò nei tempi ormai ristretti. E con questo esercito di compagni rimaniamo qui a Turi. Reggio la conquistiamo nel prossimo turno, risaliamo su e andiamo con tutti e due gli eserciti coordinati nel tentativo di fermare questi ostrogoti, che comunque sono molto forti. Potete vedere che hanno ancora un grado di forza 2, quindi non sono ancora deboli, ma ci daranno parecchio da fare. Spero che vi sia piaciuto questo episodio, lasciate un commento, ditemi i suggerimenti vostri come sempre, ragazzi, lasciate un like e condividete il video se vi va, e come sempre ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.